La mostra Rembrandt Incisore porta per la prima volta a Pesaro oltre 100 acqueforti del grande maestro olandese. Lo fa grazie alla collaborazione virtuosa di privati e in particolare di The Art Company, che hanno messo a disposizione del pubblico un nucleo pressoché completo che rappresenta tutte le fasi creative del grande artista. L'esposizione è raggruppata in nuclei tematici pensati per permettere al visitatore di entrare nella vita e nella quotidianità di Rembrandt, apprezzando per la prima volta una sua così grande quantità di opere presenti all'interno del nostro territorio. Al centro della parete vediamo l'autoritratto con cappello di piume del 1638. L'artista si è sposato da poco, sta per comprare una grande casa nel centro di Amsterdam, è un uomo affermato. E in questa immagine così ricca, in cui il personaggio si presenta vestito con degli ornamenti così importanti, notiamo un po' una presa in giro al prototipo del grande ritratto italiano, al quale Rembrandt fa un po' il verso, rappresentandosi appunto con dei vestiti che sembrano i vestiti di scena presi dal teatro o dalla commedia dell'arte. Rembrandt è notoriamente il grande artista del nero. Il tema dell'oscurità ritorna nei suoi dipinti, così come nelle sue incisioni, lungo tutto il corso della sua carriera. Se però dipingere in nero è relativamente facile, basta aggiungere il colore, incidere il nero è una delle sfide tecniche più difficili per l'acquafortista. Rembrandt introduce tutta una serie di innovazioni tecniche che gli permettono di trasferire all'interno del foglio di carta l'oscurità e il tema appunto della notte, a cui è dedicato questa terza sala dell'esposizione. In particolare qui vediamo uno dei primi fogli in cui ha esplorato il tema del notturno, che è la grande resurrezione di Lazzaro, nel quale il protagonista ci dà le spalle, dando modo a questo grande arco nero di introdurre lo spettatore a una sorta di caverna misteriosa all'interno della quale si svolge la scena sacra. Come d'uso per i grandi artisti del Seicento, per Rembrandt il sacro è un tema fondamentale. Queste due sezioni della mostra raccolgono rispettivamente gli episodi dedicati all'Antico e al Nuovo Testamento, mettendo insieme oltre una quarantina di incisioni che permettono di esplorare come Rembrandt sia tornato più e più volte sullo stesso soggetto all'interno della propria carriera e anche a distanza di 10, 15 o 20 anni. In questo modo si può apprezzare non solo la diversa sensibilità emotiva dell'artista verso il soggetto raffigurato, ma anche la sua diversa padronanza dell'acquaforte. Le incisioni più antiche sono più piccole, più dettagliate, più attente alle minuzie della calligrafia. Le ultime incisioni ci colpiscono per le dimensioni e per la capacità di mettere in scena dei veri e propri drammi sacri. Una delle originalità della mostra è la scelta di presentare al visitatore differenti esemplari del medesimo soggetto. L'incisione è per sua natura un oggetto multiplo, nasce cioè dall'impronta sulla carta del disegno inciso su una medesima matrice. Questo non vuol dire però che le incisioni siano tutte uguali, perché possono venire incise e create in momenti diversi di tempo oppure avere differenti stati conservativi. Su questa parete vediamo infatti tre esemplari della stessa immagine, la grande deposizione incisa da Rembrandt nel 1633. Ai lati due esemplari tardi, dove il segno appare leggermente impastato perché rovinato dall'usura del tempo, e al centro invece un esemplare di eccezionale qualità, databile proprio al 1633 e quindi eseguito, tirato direttamente dallo stesso Rembrandt all'interno della sua officina. L'ultima sala della mostra è dedicata a un tema particolarmente rilevante all'interno della produzione di Rembrandt, che è la rappresentazione degli artefici e dei pensatori. Su questa parete in particolare sono raccolte tre delle incisioni all'interno delle quali Rembrandt ha rappresentato, con un atto di straordinaria modernità, l'atto stesso del creatore, l'atto creativo dell'artefice, raffigurando appunto se stesso, intento all'esecuzione dell'opera d'arte che stiamo guardando. Questa tematica trova il suo massimo capolavoro nell'incisione nota come Erudito nello studio, che è una delle più straordinarie acqueforti di Rembrandt e che proprio per questo motivo è stata scelta come immagine simbolo della mostra Rembrandt Incisore. L'esatto soggetto dell'acquaforte non è mai stato determinato,
Goethe a fine Settecento suggeriva che si trattasse di una rappresentazione di Faust, il famoso mago che vendette l'anima al diavolo. Abbiamo scelto di concludere il percorso espositivo proprio con questa incisione perché ci ricorda con i suoi misteri e con i suoi interrogativi come l'arte di Rembrandt sia sempre attuale e sempre pronta a lanciarci degli stimoli e delle suggestioni figurative.